Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video. Scusate per la voce un po' troppo nasale, più del solito. Sono raffreddata, ma sono qui per fare il video sui prodotti preferiti del Makeup 2019, quindi il Makeup Awards 2019. Eh, ho fatto qua una selezione, qua davanti ho tutte le cose di cui vi voglio parlare e ehm, come vedrete, quest'anno quest diciamo, il mio focus è stato soprattutto sulla base. Ho molti più preferiti per quanto riguarda la base, quindi correttori, ehm, fondotinta, i mascara, le sopracciglia che non per quanto riguardi, riguardi occhi, labbra e, e blush, per esempio, dove sono stata molto più monotona e ho utilizzato un po' più le stesse cose. Eh, andiamo per ordine, però, perché ci sono tante cose. In questo video non farò swatches, perché non sarebbe possibile swatchare tutti i prodotti. Che vi faccio vedere sarebbe un video lunghissimo d'altronde è un video diciamo ricapitolativo di tutte le cose che durante l'anno vi ho sicuramente fatto vedere in maniera piuttosto eh, accurata perché ne ho sicuramente parlato in tutti i make up del mese del 2019 Andiamo a, par a partire, <ride> sì, partiamo con il fondotinta. Allora, per quanto riguarda il fondotinta, inizierò prima con due fondotinta utilizzati in estate, quindi quando veramente c'è tanto caldo e si tende a non truccarsi quasi per niente. Eh, nel periodo in cui proprio c'era un caldo fotonico e eh, non ho mh, praticamente usato altro che... Ehm, ma un po' di make-up sugli occhi e un po' di correttore nei giorni in cui però volevo fare anche un po' di uniformità sulla pelle sono andata di Bioline questo qua che so che essendo bianco non si riesce a vedere bene se non forse così eccolo si chiama però vi scrivo i prodotti in info box si chiama Bioline Descense CC cream color corrector è una CC cream stra super leggera praticamente una Uh, cremina colorata, straleggera che va proprio ad uniformare, non copre praticamente quasi nulla, è veramente un velo di colore e basta. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è il Dr. Jart BB Cream Beauty Belm, si chiama uh, Multi-Action Skin Care Makeup. Uh, questo prodotto. Qua, un nome lunghissimo ma ripeto tanto ve li metto nell'info box, questo prodotto mi è piaciuto perché dà un'uniformità pazzesca al viso con glow, quindi luminosità, satinatura è un prodotto leggero è un prodotto che ha l'SPF 45 quindi eh, diciamo che questi sono stati due prodotti utilizzatissimi durante l'estate poi fondi di medio costo eh, amatissimi eh, sapete sono per me gli brochet ho continuato ad usare con molto amore, mi piace, mi piace Tanto questo fondo, il Pure Light, l'ho nominato tantissime volte: è un fondo effetto nudo, non lo sentite sulla pelle, dà no? un bellissimo finish e non vi dà per niente l'effetto mascherone. È idratante e uh, ha una. Bassa coprenza, bassa media coprenza. Stesse cose potrei dire eh, per questo qua che si chiama Zero Default fondi, fondotinta con F, eh, FPS 30. Scusate, eh, eh, con durata 10 ore. Um, entrambi ottimi fondi. Eh, questo è un po' più cremoso, questo è un po' più liquido. Eh, questo copre un po' di più, però mm, non, non hanno secondo me una grossissima differenza. Poi fondotinta perfezionatore. Della pelle in maniera pazzesca è veramente un futuristic foundation, come eh, dice il suo secondo nome Close Up di Nabla. Eh, mi piace tantissimo, leggero, proprio leggero. Infatti dice Weightless Soft Focus Perfect Complexion. Ed effettivamente perfeziona la pelle dando praticamente una copertura media eh, senza per niente appesantire la pelle, anzi, risultando super leggero. È, è veramente mm, perfezionatore e miglioratore della texture della pelle. Poi ancora fondi che mi sono piaciuti nell'ultimo periodo, sapete, ho strapromosso e sto usando e, e anche il fondo che ho oggi sulla pelle: il Make Up Forever Ultra HD, fondotinta, eh, coprenza invisibile, che però. Secondo me più che coprenza invisibile è texture invisibile. Eh, molte ragazze mi hanno detto che sulla loro pelle tende a lucidarsi un po', anche sulla mia devo stare un po' attenta con eh, la cipria, eh, però devo dire che eh, è un fondotinta che mi piace tantissimo per quanto riguarda il finish, è veramente super naturale, eh, invisibile veramente sulla pelle, quindi adoro i fondotinta eh, invisibili, secondo me migliora l'aspetto della pelle un fondotinta invisibile sempre per lo stesso motivo mi piace il Lello Happy di Benefit super liquido infatti va shakerato nel momento in cui lo mettete questo l'ho quasi finito è il numero 4 ma ho anche utilizzato il numero 5 d'estate anche in questo caso um, dice Sheer Medium Coverage quindi coprenza media sono d'accordo eh, Sheer quindi leggermente luminoso anche qua sono d'accordo sono i fondi che piacciono a me, coprenza media, medio-bassa. Se andiamo verso l'estate, anche bassissima, e eh, con una texture che lasci la pelle come nuda, praticamente che perfezioni la pelle ma la lasci nuda. E sempre la stessa cosa posso dire per il fondotinta che ho terminato appunto nel 2019, di altissima fascia: si tratta del Burberry Fret... <ride> Barberry Fresh Glow Foundation io ho utilizzato il numero 32 Honey è un fondotinta che ha anche l'SPF 15 super leggero coprenza anche qua medio-bassa finish, glow e eh, praticamente non lo vedete sulla pelle, quindi i, i, tutti i fondotinta che mi sono piaciuti sono più o meno appunto così, passiamo ai correttori eh, correttore strascoperta, riscoperta rivalutazione del 2019 è senza dubbio il eh, close up di Nabla L'avevo bocciato, nel senso, eh, super coprente, eh, con un effetto super photoshoppante. Eh, quando l'avevo ricevuto l'avevo definito così, ma avevo aggiunto che non era adatto per le pelli anta, va a segnare, a evidenziare le rughette, a fare un po' secco il contorno. Tutto questo me lo devo rimangiare perché eh, ho imparato ad utilizzarlo. Bisogna applicarne molto poco quindi eh, la mia salvezza sono stati il color amber e soprattutto il medium peach eh, che è appunto un color pescato ed è quello che ho usato anche adesso e eh, io sono truccata da tantissime ore come vedete adesso sono le 5 e mezzo, ho fatto questo trucco alle 11 del mattino eh, quindi tante ore, però come vedete non sono minimamente segnata il mio contorno occhi è perfetto è come se avessi appena applicato il trucco la dritta è metterne poco io scarico addirittura l'applicatore floccato così faccio una, un puntino al massimo due eh, su ogni occhiaia e poi vado a tamponare proprio non a sfumare ma a tamponare con il pennellino spesso, spesso uso il pennellino di Nabla eh, per quanto riguarda il, il cortore illuminante uso il golden beige anche in questo caso proprio tre palline così qua tre tocchi e anche in questo caso vado a tamponare fisso benissimo il correttore con la cipria il gioco è fatto, certo è un correttore mediamente cremoso quindi un po' più spesso ehm, che uso soprattutto quando mi devo truccare, devo applicare anche il fondotinta il mio correttore invece preferito per i momenti in cui non uso fondotinta quindi soprattutto d'estate e quindi vado a correggere semplicemente l'occhiaia proprio per il fatto che si incontra benissimo, si sposa benissimo col mio incarnato e non mi crea lo stacco da applicazione correttore e il resto del viso nulla è il correttore di MAC che qua è spaccato, come vedete l'ho conservato per parlarvene a fine anno perché sapevo che l'avrei inserito nei prodotti preferiti. Mi si è spaccato mentre ero in. Um... Alle Canarie, a casa di Vittoria, è il MAC Pro Longwear Concealer e ehm, eh, lo trovo veramente ottimo: texture super sottile, molto, molto, molto coprente, ultra durata. E, ehm, nel colore, questo era il V35, credo, eh, si uniforma perfettamente alla mia pelle e soprattutto d'estate. Sempre correttore adorato, sempre per lo stesso tipo di motivo del MAC, eh, anche se questo è un pochino più spesso ehm, come texture. Quello secondo me è ultra liquido, questo è leggermente cremoso. Il correttore di Maria Gallant, ve ne ho parlato tantissimo, un correttore in penna. Che mh, ha un colore eh, illuminante per quanto mi riguarda. Uso il Beige Naturel ed è il 514 eh, che si chiama Skin Perfecting Concealer eh, nella colorazione, appunto beige Naturel lo trovo fantastico, sicuramente uno dei correttori eh, che uso più spesso. Eh, low Cost, l'Altimix di Bourjois, l'ho quasi praticamente finito, è un correttore illuminante. Anche qua ne metto poco, lo tampono molto bene, non mi segna per niente, è un correttore mediamente cremoso, dalla coprenza elevata. E poi eh, nuova scoperta abbastanza recente, ma mi piace tanto, è il Boeing Cakeless Concealer, eh, un correttore anche qua abbastanza cremoso, ma eh, ben sfumato e utilizzandone poco, tiene fede al suo eh, cakeless, eh, quindi al nome cakeless, quindi il non essere Appunto, cake, non fare quell'effetto ragrumoso, raggrumante. Non so se si possono usare queste parole, anche questo mi è piaciuto tanto. Cipria, Cipria con cui fissare eh, sia al contorno occhi quindi sia sopra il correttore. Sia il resto del viso vince su tutti i fronti, non ha eguali e eh, non ha rivali. Nella mia eh, make up collection è la close up di Nabla. Io uso la colorazione light anche se ormai è completamente distrutto anche il retro. Ma io so che la light ha un gran, bu un gran buco, e fra poco dovrò eh, andare a pensare a qualche cipria che la sostituisca. È fantastica, setificante, eh, fissa benissimo. È assolutamente migliorativa della pelle cioè voi mettete questa cipria e la pelle migliora anziché con certe ciprie peggiorare perché si sì, fissano la base grassa che voi avete applicato quindi il fondotinta, il correttore la fissano quindi fanno in modo che non si sposti più e che rimanga al suo posto però poi vanno a creare questo effetto tutto polveroso e ragrenzito e secco questa no, anzi vi migliora la texture della pelle. Eh, andiamo sul mm, settore bronzer. I bronzer che mi sono piaciuti di più sono questi tre, ve ne ho parlato tanto, credo di aver usato sostanzialmente solo questi. E, e sono eh, la terra mosaico di ehm, Wake Up Cosmetic, la multicolor numero 03, che è questa. L'ho utilizzata soprattutto d'estate perché dà un bel colorito. Eh, con un bel pennellone ve ne date una passata nelle zone zigomo, eh, fate la, la cosiddetta mascherina o il cosiddetto tre. Vi dà questo aspetto sano, leggermente abbronzato è ottima. La uso tipo bronzer eh, blush, perché, come vedete, ha anche delle tonalità più rosate, pescate, è veramente una figata, bellissima. Um, invece, uh, altro prodotto che mi è piaciuto tanto è questo di Flormar che ha da una parte un po' l'illuminante e dall'altra questa sorta di appunto loro, loro lo chiamano bronzer, per me è un prodotto un po' più eh, tipo questo, io tendo a miscelarli, a utilizzarlo tipo bronzer soprattutto estivo o comunque magari scendo addirittura le due parti e vado a utilizzare la parte luminosa in questa zona e nella parte diciamo dove vorrei mettere un po' di blush e bronzer l'altro ha. Altro colore eh, la trovo ottima. L'ho distrutta. Eh, le polveri di Pretty by Flormar sono straeconomiche economiche. Le trovate in OVS e sono tra le mie preferite. Bronzer vero e proprio preferito del 2019, devo dire questo di Flormar. Recente scoperta. Lo uso da due mesi circa. Lo adoro. e questo qua con la stellina disegnata. Mi chiedete spesso come si chiama. ha Solo questo nome si chiama Bronzing Powder. È il colore che uso io, è lo 03 Copper Bronze, fantastico, texture, texture eh, setosissima. Eh, praticamente quando lo andate a toccare è una polvere veramente super eh, sottile che si sfuma alla perfezione lo adoro eh, per quanto riguarda invece i blush eh, devo assolutamente eh, continuare a menzionare il mio super adorato blush del 2019 che è il Pretty by Flormar Baked Blush 03 Coral Bronze che è questo colore qua particolare, un corallo appunto bronzato bellissimo in estate, in inverno, è bello sempre, non è quasi più a forma di conca perché l'ho veramente ehm, utilizzato tantissimo, ma penso ci sia un sacco di prodotto, la qualcosa mi fa veramente felice. Eh, come brow, blush però nell'ultimo periodo sto apprezzando da impazzire eh, gli skin glazing di Nabla, Adults Only eh, lo uso appunto proprio come blush. Uh, mi piace tantissimo da questa luminosità che sembra appunto, come dice Mr. Daniel, venire dall'interno è stupendo. Gli skin glazing hanno un finish pazzesco, mi piacciono moltissimo e infatti. Eh, anche eh, come illuminanti devo nominarvi appunto gli skin glazing. Nella fattispecie, uno di quelli che uso di più è Ozone, lo uso anche qua all'interno dell'occhio, eh, vicino al dotto lacrimale. In quello che gli inglesi chiamano inner corner, eh, mi piace da impazzire. Altro mio illuminante super preferito è Becca eh, di Becca, appunto. Il C-pop. Che in altre parti del mondo viene chiamato Champagne Pop, in Italia si chiama appunto si-pop e io ce l'ho nell'edizione che era uscita edizione limitata, credo ma lo trovate sempre perché è il loro prodotto iconico. Si chiama Si-Pop. Eh, veniamo alla um, questione occhi. Allora, per quanto riguarda la questione occhi, devo assolutamente promuovere le palette di Anastasia Beverly Hills. Sapete che di recente mi sono comprata per il Black Friday, eh, prima di Natale, la um, Jackie Aina e la um, Modern no, la, la Renaissance, la Soft Glam. E eh, devo dire che dopo aver eletto anche l'anno scorso, credo, come miglior palette della vita la Modern Renaissance, devo dire che gli si sono accostate delle degne compari. Eh, appunto, la soft glam e la Jackie Aina. Eh, continuo a pensare che se volete fare un ottimo investimento in tema di eh, make-up, occhi non potete sbagliare assolutamente se vi andate a prendere una palette di Anastasia. Magari secondo i vostri gusti, queste sono quelle eh, che ho preferito scegliere io e che eh, mi danno tanta soddisfazione e mi piacciono da impazzire, però ecco ne ha fatto, ha fatto anche la Norvina, c'è cioè la Sultry che è sempre eh, come la, la, la Soft Glam, eh, da, di tonalità neutra, ma la Soft Glam è più calda, la Sultry è più fredda, e quindi, insomma, scegliete secondo il vostro gusto, c'è cioè da dire che, come... Andate, andate, andate bene con le palette di Anastasia perché secondo me sono pazzesche, leggermente polverose, ma io li chiamo gli ombretti autosfumabili. Cioè voi andate lì col pennello, mettete, iniziate a, a lavorare sull'occhio come per magia, non lo so, la sfumatura si è creata, eh, lo, il colore è andato nel posto giusto. Pazzesche eh, reggono il passo assolutamente. Le due palette di Nabla anche queste sono tra le mie palette preferite. Le sto utilizzando moltissimo. Una, ovviamente, è più utilizzata perché risale a, a, a un periodo posteriore rispetto alla Dreamy 2, e l'altra è appunto la Dreamy 2, leggermente più piccola. Non l'avevo notato finché non le ho messe vicino. Eccole qua, entrambe mi piacciono molto, trovo che Nabla abbia sviluppato una tecnologia per quanto riguarda, questa è la, la Secret Palette, per quanto riguarda la, la texture degli ombretti è una tecnologia pazzesca, sono ombretti super super performanti, si sfumano da proprio benissimo e hanno una gamma cromatica, secondo me queste palette molto molto bella, questa qua la sto utilizzando moltissimo eh, mi dà veramente tante soddisfazioni. Queste sono le palette che uso di più, e poi eh, viaggi. Eh... Oh, madonna mi stava accadendo tutto, viaggi ho, ho momenti in cui devo avere una palette più pratica più facilmente trasportabile. Sapete che la mia amata è Uda, Uda Beauty, la Move Obsessions è praticamente distrutta. Eh, ve l'ho fatta vedere l'anno scorso, e quest'anno, come vedete, è ancora più conciata, ha un bel buco nella parte del panna, che è quasi del tutto finito, è un bel buco, anche qua. Come vedete, qua mi, gli avevo dato praticamente un'unghiata. Poi, siccome quel colore lo uso tanto, si è sbriciolato ancora di più. Questa è una palette che uso da impazzire, sono proprio i miei colori super favoriti il panna peraltro finché non ho visto tempera della palette soft glam mi pare sì oggi chi ha non mi ricordo una delle due no, forse soft glam il panna che c'è qua è, era secondo me il panna più performante della vita e invece anche quello di, di anastasia regge il passo poi, eh, per quanto riguarda la mist, per fissare il trucco assolutamente la Koda, quindi la Eau de Botte, O de Beauty Lexir, che dir si voglia, mh, di Koda che appunto eh, dà questo effetto super rinfrescante al viso, fissa il trucco, eh, è, mh, è super aromaterapica perché ci sono un sacco di oli essenziali e li sentite proprio che vanno a idratare la pelle in maniera profonda, a nutrire, proprio mi, ah, mi danno sollievo. Fissa il trucco benissimo, leva l'effetto polveroso ed è la mia acqua fissante preferita. Mascara. Mascara preferiti, eccoli qua. Non saprei scegliere. Forse il mio preferito è il Bad Gal Bang di Benefit. Tutti questi mascara hanno la caratteristica principale, fondamentale e che li accomuna di essere dei mascara che separano molto molto bene le ciglia e da quello che ho potuto constatare eh, quasi tutti loro hanno un scovolino piuttosto, vedete, ridotto, piccolo. Non hanno degli scovolini ciccionissimi, ma al contrario hanno degli scovolini eh, che permettono proprio di andare bene a lavorare le ciglia. E farle infilare bene all'interno della loro trama, dello scovolino e proprio lavorarle eh, districandole molto bene l'altro eh, quindi Bad Girl Bang di Benefit forse sta in cima, ma forse perché mi piacciono talmente tanto tutti gli altri eh, un altro che mi piace tantissimo Idun um, Minerals l'ho trovata in farmacia eh, quindi è super super adatto a occhi sensibili Dice il curling Volume Long Wearing, Care curl and Curling appunto: quindi curva, allunga, volumizza e cura le vostre ciglia. Anche in questo caso, come vedete, scovolino lungo e affusolato, non per niente, mh, per niente ciccione. Eh, ancora questo quasi non si legge più. Si chiama Oltre juice extension. Eh, sapete che l'autre juice curl di Sephora è il mio preferito. Hanno fatto poi l'autre juice extension e trovo che. Sia eccezionale anche questo, anche qua vedete scovolino non esagerato eh, che tiene molto bene, ehm, cioè riesce a in inglobare molto bene le ciglia. In questo caso è uno scovolino siliconico. Eh, Separa molto bene, eh, sono la separazione che hanno questi mascara, è eccezionale quindi. Separano bene bene le ciglia una volta che sono separate, voi lavorandole, praticamente costruite lo spessore del singolo delle singole ciglia e ehm, la, la curvatura. Trovo che sia data fondamentalmente dal piega ciglia che uso sempre però allungano e volumizzano mantenendo un'ottima separazione. Poi um, Prodigious All in One mascara di Korf, siamo sempre lì, probabilmente è, è lo scovolino che preferisco, somiglia moltissimo anche questo a quello di Sephora, è praticamente identico secondo me, li trovo molto molto... no insomma questo è un po' più, un po più ciccione forse no? sono quasi identici mi piacciono entrambi tantissimo li trovo molto simili come mascara e quindi sì, anche questo di Korf mi è piaciuto da impazzire e ultimo ve l'ho stranominato eh, Major Pleasure di Nabla e anche qua abbiamo uno scovolino lungo affusolato che probabilmente a questo punto è quello che preferisco perché tutti i miei mascara sono praticamente identici, eh, eh, quindi questi sono dei mascara che peraltro ho finito nel 2019, anche se continuo a tenerli qua e a utilizzarli perché mi piace molto 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 lo scovolino. Uh, a questo punto credo di dover passare le labbra. Per quanto riguarda le labbra, ho praticamente solo usato uh, rossetti liquidi perché? Perché li trovo più pratici e li trovo più veloci da applicare quando sono fuori casa e da ritoccare quando sono fuori casa, perché io ho le labbra molto irregolari, se devo mettere un rossetto devo avere il pennellino, devo avere la matita contorno labbra. Ho uh, oh la matita contorno labbra, quindi è un po' più complicato. Il rossetto invece liquido mi garantisce velocità d'applicazione e, e precisione, anche se mi ritocco il rossetto in macchina, nello specchietto retrovisore. Quindi, eh, quelle che ho usato di più sono, come già l'anno scorso credo di aver detto, le ehm, Grand Rouge L'Elixir di Yves Rocher rossetti cremosi, non si eh, mattificano completamente, ma sono Molto durevoli, hanno una texture super vellutata, colori veramente intensi, payoff eccezionale: proprio super pieni di colore, super coprenti. Ma appunto, se bevete mh, o mangiate leggermente, si sì, insomma, si stampano ma poco perché. Non sono stain, non si asciugano completamente ehm, senza lasciare traccia, ma si asciugano matte. Eh, questi sono più o meno i colori che utilizzo di più, eh, mi piacciono tanto. Uno che vi ho supernominato, per esempio, è il 112, questo rosso bellissimo. Comunque, strautilizzati. Poi eh, ho utilizzato tanto, e anche questi ve li avevo già nominati, quelli di Pixie, si chiamano il um, Lust di Pixie, by Petra appunto. Questo mi casca tutto. Queste sono le colorazioni che tendenzialmente uso di più e li amo tanto. Anche in questo caso applicatore molto particolare, eh, anche in questo caso non si asciugano completamente super matte, secondo me, ma super stain, cioè durano da impazzire. Eh, rossetto rosso preferito dell'anno: eh, quando voglio un rossetto wow, da super serata figo di quelli che mi lascia le labbra che sembrano disegnate super rosso bellissimo uso lo Star Woman di Nars questo rossetto liquido stupendo tantissime volte quando mi avete visto questo rosso laccato stupendo e bellissimo mi avete chiesto cosa fosse ed è Star Woman di Nars poi ehm, rossetti liquidi stra preferiti eh, sono quelli di Paola P le Paint for Lips questi sono più o meno i colori che utilizzo di più, ma loro ne hanno fatto tanti. Vi cito i numeri: sono soprattutto i numeri che vanno dal 18: quindi il 18, il 19, il 20, il 21, il 24, il 27. Sono i miei preferiti, ma è la texture che mi piace di questi rossetti super vellutata, super cremosa anche in questo caso eh, payoff di colore bello pieno, intenso, saturo vi fanno le labbra belle polpose ma a ah, tutta tutti questi rossetti che vi sto eh, dicendo non seccano minimamente le labbra, quindi non vi danno l'effetto trugnare in secchita ma anzi vi lasciano le labbra belle polpose, mi piacciono tantissimo, eh, poi eh, ho utilizzato molto anche e lo sapete perché ve li nomino tanto. Gli 6 Attende di Rimmel, eh, il mio preferito è eh, red, lo sapete, questo fucsia rosso, bellissimo che uso spessissimo, ma uso un po' tutti i colori, ne ho preso qualcuno a rappresentanza. Diciamo che sono molto simili, eh, somigliano un po', cioè c'è un'uniformità di gusto tra quelli di Brochet, questi quelli di Paola P. Perché sono comunque delle tinte labbra cremosa, cremose che non seccano, che ehm, non vanno a rinsecchirmi le labbra e che hanno un payoff di colore molto bello. Eh, sempre eh, liquidi, due miei preferiti di Nabla della collezione, quella Roses. Ho adorato molto perché secondo me da questa collezione in poi hanno un po' cambiato la texture. I primi di Nabla tendevano a seccarmi parecchio le labbra, mentre questi molto, molto poco. cioè Proprio mi lasciano le labbra bellissime. I miei preferiti sono uh, Baudelaire e Placebo, ma anche questi ve li ho super nominati uh, Sono dei rossi mattone, rosati, uh, molto, molto belli. Uh, stesse, stesse considerazioni che ho fatto per gli altri. Le Cream Lip Stand di Sephora. Il mio colore preferito, questo, il 25, questo uh, non so perché lo metto vicino alla bocca, visto che non lo sto indossando, ma è questo. Questo qua, eh, questa sorta di eh, marrone ruggine bellissimo, anche di questo spesso mi chiedete cosa è E direi che ho finito, se non che volevo farvi vedere questo qua, se lo trovo. Allora, sì, quello che voglio farvi Eccoli qua. Non li vedevo, li avevo messi davanti due unici rossetti che ho utilizzato parecchio, uno recente, il This is Me 06 di Essence. Vi consiglio di andare assolutamente a vedere questa categoria di rossetti super low cost. Io ho il numero 06, lo amo, lo adoro. Lo uh, utilizzo tantissimo, è morbido, cremoso, colore pieno, super confortevole, bellissimo, bellissimo colore. Ve l'ho fatto vedere molto di recente nel... Um, nel video sui prodotti low cost dove facevo alla prova anche della palettina di Essence, um, stessa categoria di prodotto, quindi un rossetto morbido, facile da applicare, da un, di un colore bellissimo, labbra nudo ma non smorto, è il uh, colore di Becca, numero, credo che si chiamino Super Love, qualcosa del genere, non lo ricordo, comunque questo è il numero Mocca. Della, dei rossetti con, per sottotono neutro perché eh, questi rossetti vengono suddivisi in sottotono caldo, freddo o neutro. E Mocca era indicato per il sottotono neutro. però ahimè, io online su Sephora non lo vedo più il color Mocca. C'è tutta la linea di questi rossetti, ma non vedo il color Mocca. Magari si trova in negozio. Eh, comunque, non ricordo il nome di questi rossetti, ma ve lo lascio in info box. C'è qualcosa che riguarda il love, tipo Super Love, Lipstick Love? Qualcosa del genere, non lo ricordo. Comunque, Mokka. ragazzi, questo è veramente tutto. Grande carrellata di prodotti: no, scusate, dimenticavo i prodotti per sopracciglia, eh, ce li ho qua e ve ne parlo subito. Allora, mio mia matita preferita, non low cost Precisely Mebrow Pencil di di benefit io uso soprattutto la colorazione 3 o 3,75, mi piace tantissimo cosa devo dire eh, mina ultra sottile eh, tratto perfetto durezza quella giusta né troppo morbida né troppo dura dura tantissimo ha un colore perfetto per i miei capelli scovolino con cui pettino perfettamente i peletti top se devo però andare a scegliere una pomade um, cosa che spesso faccio quando voglio un trucco un po' più da serata magari il Cabrao e soprattutto anche d'estate quando voglio qualcosa che regga tantissimo magari se devo andare in piscina Cabrao di Benefit che è appunto la loro pomade anche in questo caso usa la numerazione numero 3 per quanto riguarda invece le matite mh, eh, che non siano appunto la Benefit quindi alta fascia dove risparmiare magari un po' di più vi posso dire che ho adorato completamente la Yves Rocher lo sapete stilot sur cile Precision Duzzer quindi eh, matita sopracciglia precisione 12 ore, è questa qua, appunto, di, di, di Yves Rocher nella colorazione 03 Bruno e invece eh, della Flormar, la sto adorando ed è la matita sopracciglia che uso attualmente nella colorazione 02 Light Brown. Ed è la Ultra Thin Brow Pencil appunto di Flormar, pazzesca matita alla sopracciglia. Devo dire che hanno caratteristiche molto, molto simili. Queste tre matite mi trovo bene con tutte e tre eh, per i motivi appunto che vi ho poc'anzi detto. Basta, ragazzi. Spero che questa carrellata sia stata utile per avere un'idea generale su quelli che sono stati i prodotti che ho più usato e più amato. Nel 2019, ma mh, se avete delle eh, domande specifiche su un singolo prodotto, scrivetemi nei commenti. Giustamente, non potevo intrattenermi su ogni singolo prodotto eh, perché il video sarebbe diventato stralungo e invece così ce la siamo cavata. Non so se in mezz'oretta, non ho idea. Adesso controllerò. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.